quali sono i migliori esercizi da fare per allenare il petto. Il petto è sicuramente uno dei muscoli che piace praticamente a tutti, il petto. Vi indicherò due esercizi per il petto alto, due esercizi per il petto medio e due esercizi per il petto basso. Wow, la gente dirà: ma il petto è uno solo, non esiste il petto alto, non esiste il petto medio, non esiste il petto basso. Sì, avete ragione, però ci sono degli esercizi che si focalizzano più su una determinata parte di petto che un'altra parte. Di conseguenza è normale che si differenzi il petto per, diciamo, parti. Preambolo di tutto questo, la corretta esecuzione degli esercizi. L'esecuzione della prima serie deve essere uguale all'esecuzione dell'ultima serie. Di conseguenza non ci deve essere perdita di qualità dell'esecuzione. Spalla depressa, quindi palla bassa, con le scapole addotte. I gomiti devono essere bassi. Se siete appoggiati in una panca dovete avere la schiena inarcata, quindi non pensate, come si faceva nei miei tempi, di tenere le gambe alte e di lavorare il petto senza avere un buon appoggio per terra. E come tenere i manubri? Molti tengono i manubri in questo modo, ma è completamente sbagliato, perché avete il rischio di perderlo, soprattutto se fate una panca. Se non avete una bella presa sul bilanciere, rischiate di perdere la presa. Quindi ragazzi, seguitemi e adesso vi spiegherò quelli che sono i miei esercizi preferiti. Parliamo di petto alto. Tutte le panche inclinate, 15, 30 o 45 gradi. Le più efficaci sono da considerarsi quella a 15 e a 30 gradi. Quella a 45 coinvolge di più la spalla e di conseguenza rischia di non isolare correttamente il petto. A mio avviso e per la mia esperienza è la mia preferita. Quindi io lavoro con la panca 45 per la maggior parte delle volte, però sono convinto che invece una panca 15 o una panca 30 lavorino in modo più eccellente il petto stesso. Miglior esercizio per il petto alto. Altri esercizi per quanto riguarda invece l'allenare il petto medio. Si lavora con una bella panca declinata, non eccedere nella declinazione della panca, ma basta soltanto prendere una panca, mettere un peso da 20 nella parte alta della panca stessa e quella è già una corretta declinazione della panca. Era da un po' di tempo che non facevo, il mio nuovo coach me l'ha introdotto e studiando l'ho individuato come uno dei migliori esercizi per il petto. È tanto bistrattata, però a mio avviso serve sia per lavorare il petto medio che per lavorare anche il petto basso. Quindi è un ottimo esercizio. Con i manubri meglio, per il semplice fatto che non ha il vincolo del bilanciere, che ovviamente comporta che non ci sia un ROM completo, mentre invece con i manubri uno può avere una completa estensione del petto. Anche qui i gomiti devono essere a 45 gradi e il movimento deve essere bello completo. Ovviamente in questo caso il vantaggio di utilizzare i manubri fa sì che il ROM possa essere ovviamente più profondo rispetto all'utilizzo di un bilanciere. Movimento costante, con velocità in salita e in discesa, quindi eccentrica e concentrica costante. Un altro esercizio ottimo per lavorare la parte mediana del petto sono i cavi a sedere. I cavi che vantaggi hanno rispetto ai manubri? Quella di dare una continuità di movimento, quindi danno un ROM stabile sia in andata che in ritorno. Di conseguenza il fatto di utilizzare i cavi a sedere fa sì che la parte centrale del petto venga lavorata nel migliore dei modi. E la spinta va fatta in questo modo, non così, perché in questo caso si utilizzerebbero le spalle e non è invece quello che vogliamo fare noi. Schiena un po' inarcata. Andiamo invece a parlare dei miei due esercizi preferiti per la parte bassa del petto. Uno, come vi ho già detto precedentemente, è la panca declinata e l'altro invece sono dei normali cavi in piedi. Potremmo utilizzare anche qui i cavi a sedere, quindi non chiudendo ad altezza petto ma chiudendo un po' più in basso, ma a mio avviso per variare l'angolo del movimento farli in piedi fa sì che si possa avere una chiusura bassa migliore e di conseguenza si possa lavorare in modo migliore la parte inferiore del petto. Nelle croce ai cavi bisogna tenere il gomito fermo, quindi il braccio deve rimanere fermo, non dobbiamo muoverci in questo modo, e i gomiti devono spingere l'uno contro l'altro per avere la maggiore efficacia possibile sul petto. Quindi gomito fermo, bloccato. E non devono essere le mani che si avvicinano, sì, le mani si avvicinano, ma uno deve avere concentrazione sul gomito perché ci sia la massima efficacia e la massima contrazione del petto. Sguardo ritto. Mi sono preso per il culo.
Parliamo di un esercizio che sulla carta sembrerebbe uno dei migliori. Parliamo della pinch press, un esercizio tanto odiato e tanto bistrattato, non a torto, per il semplice fatto che sì, è utile per una contrazione isometrica del petto, però ci sono tanti studi che indicano come la contrazione isometrica non aiuti e non serva per una crescita muscolare. Di conseguenza questo è veramente un esercizio inutile. Bello, eh? Ti fa crescere tantissimo il petto. Vi ho fatto vedere i 6 esercizi che io preferisco per il petto. Questi esercizi sono eseguibili in tutte le palestre, ovviamente. Si tratta di esercizi con i manubri e con i cavi. Se volete invece vedere gli esercizi che io preferisco utilizzando i macchinari, ditemelo che farò un video dedicato. Se volete andare ancora più ad approfondire questi argomenti, dovrete per forza obbligatoriamente iscrivervi al mio coaching aldomasolo.com, nel quale ovviamente imparerete ad allenarvi, imparerete a conoscere la corretta esecuzione e nello specifico esercizi dedicati per ogni singolo gruppo muscolare e ad avere ovviamente una padronanza migliore del vostro corpo e degli esercizi stessi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi ai miei canali, accendete la campanella per vedere nuovi contenuti, mettete un like e se avete dei commenti da fare, metteteli sotto al video, io vi risponderò se si tratta ovviamente di domande intelligenti e coerenti con quello che è il video stesso. Ragazzi, vi saluto, al prossimo contenuto.